Sono trascorsi 20 anni dalla pubblicazione del volume Amare Legnano, la cartolina racconta, curato da me e dall'amico collezionista Luigi Riccardi, scomparso 8 anni fa, nel quale venivano riprodotte circa 300 immagini d'epoca della nostra città e, stante le richieste di appassionati e studiosi di storia cittadina, si era pensato di ristamparlo. Nel frattempo però, grazie anche al sostanziale apporto di nuovo materiale del noto collezionista di legnanesità Franco Pagani, sono state reperite molte altre cartoline interessanti ed insieme abbiamo pensato di dar vita ad un nuovo volume con visioni diverse nella stragrande maggioranza rispetto a quelle già pubblicate, nella convinzione che contribuiranno a documentare ulteriormente non solo parte della storia urbanistica della città, ma anche aspetti di vita sociale, culturale, industriale e politica. Avremmo desiderato che la pubblicazione del libro coincidesse con il 2011, anno della celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dato che anche la nostra città, unica insieme a Roma ad essere menzionata nell'inno nazionale, attraverso i suoi personaggi ed avvenimenti ha dato il suo contributo al raggiungimento degli ideali risorgimentali. Ma non fu possibile trovare i necessari sostegni economici. Miglior sorte è stata portata dal presente anno 2014, in cui si celebra il 90° anniversario dell'elevazione di Legnano al rango di città. L'adesione del Comune di Legnano e di altri enti e associazioni privati ha consentito di stampare il volume edito dalla società Arte Storia. Il periodo in esame si colloca tra gli ultimissimi anni dell'Ottocento e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Esso infatti è di particolare interesse in quanto mostra i notevoli mutamenti avvenuti nelle piazze, nelle vie, negli edifici ed anche in alcuni aspetti di vita comune. Tuttavia si è ritenuto utile inserire anche alcune cartoline di epoca immediatamente successiva al 1945 nei casi in cui i cambiamenti ambientali risultavano particolarmente significativi. Gli esemplari ora proposti sono circa 450. Ovviamente alcuni mostrano visioni dei medesimi scorci della città, ma sono ripresi in epoche o in prospettive differenti, offrendo quindi sempre nuovi spunti di riflessione. Le poche cartoline già pubblicate nel 1994 e qui riproposte sono state inserite per conferire completezza all'argomento anche per coloro che non abbiano avuto l'opportunità di visionare il volume precedente. Le cartoline sono state ordinate, raggruppandole per temi, in vari capitoli all'interno dei quali si è cercato di seguire una successione cronologica. I soggetti più frequenti riguardano non solo gli edifici di monumenti più prestigiosi, come la statua del guerriero della battaglia, il castello Visconteo, la basilica di San Magno e le altre antiche chiese, ma anche le grandi industrie ormai scomparse, i trasporti, oltre ad aspetti della modesta vita quotidiana, come i lavatoi pubblici, con le lavandaie, i mercati settimanali, eccetera. Un particolare rilievo è stato riservato alle tematiche legate allo sport, alla cultura e all'assistenza. Ho voluto assegnare come titolo alla mia presentazione sulle prime pagine del libro uno sguardo al passato pensando al futuro, perché lo scopo della presente pubblicazione è quello di mostrare attraverso immagini ricche di significati la vita e l'ambiente della vita legnanese di oltre mezzo secolo, certo con un poco di amarezza per alcuni scorci scomparsi, ma anche con la consapevolezza dei progressi intervenuti nella nostra città. Le cartoline che abbiamo raccolto in lunghi anni di ricerca possono rappresentare un ricordo per le persone più anziane
ed uno stimolo per i più giovani, come i miei due cari nipotini Filippo e Giacomo, che hanno voluto assistere a questa presentazione. Uno stimolo, dicevo, ad approfondire la conoscenza della nostra città e conseguentemente a conservare i valori più elevati. Nelle prime pagine del volume, Giorgio Di Lario, con la sua consueta competenza e chiarezza, ha delineato una sintesi della storia della città, dalle origini ad oggi, dal titolo Legnano e la sua storia. E quindi doveroso un sentito ringraziamento a lui e alla gentile signora Laura. La traduzione in inglese di questa parte, effettuata da Alessandra Pozzi, consentirà ad un più vasto pubblico, come è stato precisato prima dall'architetto Turri, da un più vasto pubblico come quello che non mancherà in occasione dell'imminente evento di Expo 2015, di conoscere la nostra città e comprendere meglio le immagini proposte. Infine, gli autori e la società Arte Storia hanno ritenuto di dedicare il volume a Guido Sutermeister, instancabile ricercatore e valorizzatore delle più remote antichità legnanesi, fondatore del Museo Civico nel 50° anniversario della scomparsa. Grazie.